Cari spettatori, benvenuti nel nostro canale. Oggi vi presentiamo un video speciale, accompagnato da una storia incantevole che vi lascerà riflettere sulla felicità e sulla bellezza della vita. Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Nel video che segue, condivideremo una storia zen profonda e significativa, ricca di dettagli e nomi giapponesi, che mette in luce l'importanza di apprezzare le piccole cose nella vita e di accogliere la felicità quando essa decide di posarsi dolcemente sulle nostre vite. Una storia che ci ricorda che la ricerca della felicità non è una corsa sfrenata, ma un viaggio interiore di scoperta e gratitudine. Siamo certi che questa storia vi toccherà nel profondo, e speriamo che possa ispirarvi a vedere la bellezza che vi circonda ogni giorno. Quindi, senza ulteriori indugi, vi invitiamo a godervi questo video speciale e ad iscrivervi al nostro canale per sostenere il nostro lavoro. Buona visione! Nel tranquillo villaggio di Mitsukawa, situato tra le verdi colline del Giappone, viveva un anziano saggio di nome Takeshi. La sua casa, nascosta tra alberi secolari e giardini di fiori dai colori vivaci, era conosciuta in tutto il paese per essere un luogo di serenità e saggezza. Una calda mattina d'estate, un giovane di nome Hiroshi, con il cuore intriso di ansia e disperazione, si avventurò nel villaggio alla ricerca della felicità. Aveva sentito parlare di Takeshi e delle sue parole sagge, così decise di chiedere il suo aiuto. Entrò nella casa di Takeshi e lo trovò seduto su un tatami, assorto in profonda meditazione. Con rispetto, Hiroshi si inginocchiò davanti al saggio e chiese: «Maestro Takeshi, insegnami il segreto della felicità. La cerco da così tanto tempo, e sembra sempre sfuggirmi». Takeshi aprì lentamente gli occhi, rivelando uno sguardo calmo e sereno. «La felicità è come una farfalla», disse con voce pacata. «Più la insegui, più si allontana da te. Devi permettere che venga a te». Hiroshi rimase perplesso, ma decise di seguire il consiglio di Takeshi. Si stabilì nel villaggio e cominciò a condurre una vita semplice. Ogni giorno, si immerse nella bellezza della natura che lo circondava, contemplando i petali di ciliegio che cadevano lentamente dagli alberi e ascoltando il canto melodioso degli uccelli. Col passare del tempo, Hiroshi iniziò a notare un cambiamento in se stesso. La sua ansia si attenuò, e il suo cuore si riempì di gratitudine per le piccole gioie della vita. Iniziò a dedicarsi all'arte della calligrafia, imparando a tracciare i caratteri giapponesi con maestria. Ogni pennellata divenne una forma di meditazione, e le sue opere riflettevano la serenità che aveva trovato. Una mattina, mentre Hiroshi si sedeva nel suo giardino, una farfalla colorata si posò delicatamente sulla sua mano. La sua bellezza era stupefacente, e Hiroshi sorrise. Aveva finalmente capito il significato delle parole di Takeshi. La felicità non era da inseguire freneticamente, ma doveva essere accolta con gentilezza e pazienza. Il tempo passò, e Hiroshi divenne un insegnante di calligrafia rispettato in tutto il paese. Le sue opere ispiravano coloro che le contemplavano, portando gioia e serenità nelle loro vite. Takeshi sorrise con saggezza, guardando il giovane uomo che aveva trovato la felicità nell'accettazione e nella gratitudine per ciò che la vita gli offriva. In quel piccolo villaggio giapponese, la lezione sulla felicità fu tramandata di generazione in generazione, un tesoro prezioso che viveva nei cuori di coloro che avevano imparato a non inseguire la farfalla della felicità, ma a permetterle di posarsi dolcemente sulla loro vita. Gli anni passarono, e la reputazione di Hiroshi come maestro di calligrafia crebbe sempre di più. Il suo studio divenne un luogo di apprendimento e ispirazione per molti studenti, provenienti da lontano per imparare l'arte della scrittura. La sua fama si diffuse ben oltre i confini di Mitsukawa, ma Hiroshi mantenne sempre il suo atteggiamento umile e la sua gratitudine per la vita. Un giorno, mentre si sedeva nella sua sala di meditazione, Hiroshi ricevette la visita di una giovane donna di nome Sakura. Era una studentessa appassionata e determinata, ma la sua anima era agitata e inquieta. Le raccontò delle pressioni della vita moderna,
delle aspettative della società e della sua continua ricerca di felicità. Hiroshi ascoltò con attenzione e comprensione. Poi, prese un pennello e un pezzo di carta e scrisse un solo carattere giapponese, che significava bellezza. Lo consegnò a Sakura e disse: «La bellezza è ovunque intorno a noi, ma spesso la trascuriamo nella frenesia della vita. Trova la bellezza nelle piccole cose, nei gesti gentili, nei sorrisi e nella natura. La felicità seguirà la tua scoperta della bellezza». Sakura prese quelle parole a cuore e iniziò a guardare il mondo con occhi diversi. Si immerse nella pratica della calligrafia con una nuova prospettiva, cercando di catturare la bellezza delle forme e dei tratti delle parole giapponesi. Ogni pennellata era un'opportunità per esprimere gratitudine e contemplare la bellezza della creazione. Con il tempo, Sakura divenne un'abile calligrafa e condivideva la sua arte con il mondo. Le sue opere erano un riflesso della sua profonda connessione con la bellezza e la felicità. Il suo cammino insegnò a coloro che la incontrarono che la ricerca della felicità non è una corsa frenetica, ma un viaggio di scoperta interiore e apprezzamento delle cose semplici della vita. E così, il villaggio di Mitsukawa continuò a essere un luogo di saggezza e serenità, dove le lezioni di Takeshi e Hiroshi, trasmesse attraverso le generazioni, continuarono a ispirare coloro che cercavano la felicità. In quel luogo remoto del Giappone, la farfalla della felicità continuava a posarsi dolcemente sulla vita delle persone, insegnando loro che la vera gioia si trovava nell'accogliere la bellezza del mondo e nell'essere grati per ogni momento. E così, cari amici, speriamo che la storia che vi abbiamo condiviso oggi vi abbia ispirato e toccato nel profondo, così come ha fatto con noi. Vi invitiamo a riflettere su quanto sia importante trovare la felicità nella semplicità della vita e ad abbracciare la bellezza che ci circonda ogni giorno. Per sostenere il nostro canale e rimanere sempre aggiornati sui nostri futuri contenuti, vi chiediamo gentilmente di iscrivervi, lasciare un like se avete apprezzato questo video, commentare con i vostri pensieri e condividere questa storia con i vostri amici e familiari. Il vostro sostegno è ciò che ci permette di continuare a creare contenuti significativi e ispiratori come questo. Grazie ancora per essere qui con noi e per essere parte della nostra comunità. Non vediamo l'ora di condividere altre storie e momenti speciali con voi. Iscrivetevi ora e rimanete connessi. A presto!